una grande occasione, abbiamo colto la palla al balzo grazie alla federazione che ha concesso a Verde Sport e a Pallacanestro Treviso e Benetton Basket di organizzare queste finali e al comune di Treviso che è stato coinvolto e ci dà una vetrina importante per la cerimonia inaugurale di Piazza dei Signori domenica sera. Un momento importante visto che è nel DNA della Ghirada promuovere lo sport e la pratica sportiva a livello giovanile, ospitare queste finali per Under 17, le migliori 16 squadre d'Italia, apriremo le porte non solo della Ghirada per la fase eliminatoria ma anche del Palaverde per le finalissime di sabato e domenica, sicuramente un momento di aggregazione importante nel segno del fair play e del buon basket giocato. Ultimamente alla Ghirada ne abbiamo visto parecchio tra le finali del Join the Game, l'Under 14, con l'Adidas Eurocamp che è appena finito, vetrina internazionale, e ricordiamo in bocca al lupo alla Benetton Basket che rappresenta Treviso con una squadra tutta trevigiana e il cui settore giovanile tra l'altro ha portato altre due squadre in finale scudetto come gli Under 15 e gli Under 14, quindi una tripletta importante adesso in a segnare. Sì, beh, anche in questo momento qua abbiamo parecchia attività, ecco, come si suol dire, carne al fuoco. Questo aspetto, diciamo così, nuovo relativo alla, a queste finali è un ulteriore, diciamo così, impegno lavorativo che il Comitato si è programmato durante l'anno e siamo attesa di questo evento, anche perché attorno alle finali nazionali abbiamo anche altri eventi come clinic per allenatori, clinic per arbitri, per UDC e poi, diciamo così, il mini basket che sarà presente con il tournament nazionale e ovviamente la chicca è il galà del basket Veneto in cui saranno premiate tutte le società che hanno vinto i titoli regionali. Alla presenza di almeno due grandi ospiti d'onore, Simone Pianigiani che terrà il clinic per gli allenatori e il presidente Gianni Petrucci. Orgogliosissimi di avere in questi eventi ovviamente il CT della Nazionale Pianigiani e ovviamente il presidente Petrucci che ci onorerà della sua presenza con sia il Galà che la Realità. Due finali e due finali che saranno entrambe bellissime perché, come dicevo prima, al di là del top delle 16 squadre che veramente sono di grande qualità, mi dispiace perché ho visto delle interzone, sono rimaste fuori delle squadre di altrettanta qualità, però purtroppo più di queste non è corretto farle arrivare. Anche la seconda fascia, quella che definiamo elite, vedrà il via a quattro squadre che verranno qui a garantire uno spettacolo veramente importante. Mi fa piacere che possano apprezzare anche non solo l'ospitalità trevigiana, ma anche gli impianti, la bellissima le strutture che utilizzeremo in queste sette giornate. Avranno anche l'occasione di sfilare in una delle piazze più belle, non solo del Veneto, ma credo anche d'Italia, e poi di assistere alla cerimonia o di essere protagonisti della cerimonia di apertura che si farà in Piazza dei Signori. Direi che questo, più tutti gli eventi collaterali che sono stati messi insieme dal Comitato regionale, più tutto quello che riguarderà anche il tour del mini basket, che per noi del settore è comunque un appuntamento veramente importante, quindi sabato e domenica ci saranno semifinali e finali di due diverse categorie, e però poi fuori ci saranno 360 bambini che giocheranno loro solo per divertimento senza alcun risultato sportivo in palio, ma rappresenteranno come la punta di diamante di quello che è un movimento per il mini basket nazionale che in Veneto rappresenta la seconda entità per numeri quantomeno.